in onda SOS Fisco, al servizio dei contribuenti. Un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi. Condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi. Benvenuti a SOS Fisco sulle frequenze di Radio Dolce Vita dal vostro Riccardo Bizzarri. Come tutti i martedì alle 18.10 e in replica il venerdì alle 18.10. Oggi davvero ospite speciale, parliamo di fisco, parliamo di difesa fiscale, parliamo di accertamenti. E mio ospite, un carissimo amico, un dottore commercialista di Torino, Luca Ferrini. Diamo il benvenuto a Luca. Ciao Luca. Ciao Riccardo, buona serata a tutti. Grazie, grazie Luca, grazie di che hai trovato qualche minuto per noi, perché era importante, perché abbiamo cominciato a vedere qualche primo movimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nei nostri studi stanno cominciando ad arrivare, voglio dire, richieste documenti, diciamo così, già per adesso richieste documenti, quindi vuol dire che si sono svegliati dal torpore. Ma prima di entrare sull'aspetto accertamenti, o prima di entrare su quello di cui ci vorrei parlare, tra l'altro anche io vorrei farti una domanda dopo, perché mi ha colpito particolarmente il tuo sito e quindi vorrei che ne parlassimo. Poi alla fine, quando i siti, voglio dire, siamo abituati a trovare molta spazzatura, e invece quando c'è qualcosa che è utile a una categoria è molto importante. Che io ad esempio ritengo che la nostra trasmissione, che ormai va in onda da un anno e mezzo, sia una trasmissione equilibrata, pulita, trasparente e comunque abbia fatto un grande servizio. E quindi mi auguro, tutto sommato, di aver potuto portare, così, non dico una ventata di novità, però, e quindi quando arrivano siti come il tuo, vorrei che dopo tu ce ne parlassi un po', secondo me sono quella ventata di novità, quella capacità di cavalcare, tra virgolette, quello che sarà anche un po' il futuro. Tanto diciamo sempre il futuro, ci siamo già nel futuro, quindi oggi chi non si adegua. Però prima di entrare nell'argomento tuo di oggi, che sono gli accertamenti, vorrei che tu ci facessi un po' un escurso su questo, ti vorrei fare, come posso dire, prima una domanda, tra virgolette, di attualità, che è la stessa domanda, perché poi alla fine è vero che facciamo i commercialisti, i tributaristi, i consulenti, ma è anche vero che viviamo in questo mondo, no? Ecco, la domanda di attualità che ti faccio è: sono aperture vere queste o sono aperture che sono dettate probabilmente da quello che succede in ogni pandemia, cioè dalla stanchezza? Ti darò una risposta, Dorotea. La salute è uno dei nostri valori, no? Dei valori centrali, però non può essere l'unico, nel senso che anche la libertà delle persone è un valore non trascurabile, no? Quindi quello che dovrebbe fare la politica è trovare un equilibrio tra obiettivi differenti. E sebbene comprendo che in questo momento sia difficile l'equilibrio, però in questo anno l'equilibrio è stato tutto spostato sulla salute. Però gli obiettivi devono essere diversi. Quindi, insomma, io ritengo che dopo un anno, in questo momento, ci stia un pochino. Io posso solo confidare, non credo ci siano motivi per pensare che quest'anno non dovrebbe andare un po' come l'anno scorso, cioè con le temperature un po' più alte si dovrebbe allentare un pochino la tensione. Quindi io spero vivamente che questa apertura poi possa continuare, perché il caldo ci farà respirare come ha fatto l'anno scorso, insomma, no? Perché alla fine il trend legato alle stagioni si è visto chiaramente, insomma. Cominciamo un attimo a vedere un po' la questione degli accertamenti, questa questione degli accertamenti che sono sicuro che come ce la spiegherai tu non ce la può spiegare nessuno meglio di te. Ma allora, quello che sta capitando è che secondo me quest'anno sarà un anno abbastanza vivace, come sempre, ma ancora più del solito lato contenzioso tributario, perché gli accertamenti che ora l'Agenzia delle Entrate ha cominciato a mandare relativi alle annualità che scadevano l'anno scorso possono avere una serie di criticità. Parto con un esempio di un primo ricorso che ho fatto di questo tipo e poi da lì traiamo qualche conclusione. Una mia cliente ha ricevuto un accertamento notificato il 20 gennaio del 2021 riguardante ad una decadenza di agevolazione prima casa su un acquisto fatto nonostante la signora fosse già proprietaria di un immobile prima casa. Il punto è, per entrare anche brevemente nel merito, che aveva fatto la vendita dell'immobile acquistato precedentemente entro un anno, però per una distrazione, evidentemente,
Nell'atto questo non era stato detto, cioè nell'atto era stato detto che lei non era proprietaria di altro immobile. Quella è stata proprio una distrazione che è passata così in atto. Gli hanno fatto l'accertamento e questa distrazione è costata un 25.000 euro di accertamento tra IVA, che è passata dal 4 al 10, all'imposta sostitutiva sul mutuo, che anche quella è aumentata. Ora, al di là di ovviamente difenderla nel merito, perché lì bisogna difendersi nel merito, perché non si può non considerare una formalità irrilevante, un vizio di questo tipo, e quindi sono andato giù secco anche sul merito, però ci sono una serie di problemi legati alle formalità dell'atto. Intanto, la data di notifica, il 20 gennaio del 21, quello era un giorno in cui l'Agenzia delle Entrate non poteva notificare quell'atto, perché la notifica degli atti è stata sospesa fino al 1 gennaio del 21, ma poi il 15 gennaio è intervenuto un nuovo decreto legge che ha rinviato al 1 febbraio e poi ancora al 1 marzo la notifica. Quindi in quel giorno lì quell'atto non poteva essere notificato. Possiamo vedere che questo è un vizio grave. Un primo tema è quando vengono notificati questi atti. Ora, dal 1 marzo in poi la notifica è di nuovo consentita e quindi adesso non dovremo più trovarci di fronte a situazioni del genere. Però ancora oggi, se fosse stata fatta qualche notifica a febbraio, ora siamo ad aprile, insomma, io contesterei ovviamente notifiche fatte in momenti sbagliati. Questo è un tema. Un altro tema è il fatto che l'agenzia non ha fatto quello che chiedeva l'articolo 157 del decreto rilancio, che chiedeva di definire con un provvedimento quali erano le modalità con cui bisognava verificare l'emissione degli atti entro il 20, perché quella norma dice che gli atti si notificano dal 21, primo marzo 21 adesso nella versione aggiornata, però andavano emessi entro il 20. Allora, come si può provare questa emissione? Quella norma diceva che doveva intervenire un provvedimento per definire questa modalità. Questo provvedimento non è arrivato, è arrivata invece solo una circolare dell'Agenzia delle Entrate, che quindi non ha una valenza normativa di alcun genere, per spiegare che l'Agenzia delle Entrate, per loro, vale la data del protocollo a sistema dell'Agenzia delle Entrate. Però ecco, ci sono dei dubbi sul fatto che un argomento delicato come questo possa essere normato da una circolare, diciamo così, senza che venga fatto almeno un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. E io ho potuto vedere in quest'atto che ti dicevo come loro procedono. Loro in pratica mettono negli atti una sorta di QR code sul quale si può accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate, e con delle credenziali che ti danno, tu accedi e verifichi la data del protocollo di quell'atto. Ci va bene questo tipo di formalità? È un po' tutto costruito in casa senza una norma così solida alle spalle. Insomma, quindi è tutto da vedere se vale questa modalità. Quindi questo è un secondo motivo. Ti racconto questo episodio che può essere utile anche per chi ci ascolta, no? Chi va in commissione tributaria, ma soprattutto quella provinciale, cioè quando proprio si approccia dal primo grado, essendo i giudici onorari, quindi non togati, e mi fermo qui, molto spesso abbiamo i minuti contingentati, l'udienza pubblica, voglio dire, è quasi una pena, sperano di far tutto in camera di consiglio, cioè, voglio dire, ormai, e tra l'altro dovrebbe essere un'udienza documentale, quindi l'unico momento, a parte la sospensione, dove possiamo dire qualcosa. E non so se noti anche tu che siamo sempre, come posso dire, fuori in sala d'aspetto ci sono altre 4 cause, 5 cause, faccia in fretta, perché sa. Mi sono sentito dire per tantissimo tempo da un funzionario, le città piccole, i funzionari dell'agenzia che vengono, l'ufficio reale sono sempre quelli, no? E ogni volta che c'era una discussione questo funzionario mi diceva ma c'è una circolare dell'agenzia, ma c'è una circolare dell'agenzia, ma la circolare dell'agenzia dice, e la circolare dell'agenzia dice. Un bel giorno io in discussione, quando tocca a me parlare, dico con il presidente, dico guardi, c'è una circolare dello studio Bizzarri, che sono io, che dice invece che, e lì il giudice dice, ma scusi, cosa vorrebbe dire? Dico, la stessa identica cosa che è la circolare dell'Agenzia delle Entrate. Lì dopo è finita un po' tutto tra luce e vino, ma per dirti a che punto siamo. Cioè, veramente condivido quello che dici, ma è possibile che noi viviamo di circolari? È possibile che l'Agenzia delle Entrate si permetta di portare un contribuente in Cassazione citando un comunicato stampa? Punto di domanda. Assolutamente. Poi, visto che hai citato la pubblica udienza, dopo ricordami che volevo dirti una cosa sulla gestione delle udienze, no? nel nuovo contenzioso in periodo di Covid. Poi, un'altra cosa che volevo segnalare ai colleghi è di non trascurare un altro aspetto sugli accertamenti che stanno arrivando, perché ho visto che per seguire questa disposizione interna che chiede
agli uffici di fare, di protocollare i documenti nell'anno 20. Ecco, loro stanno seguendo questa procedura. Loro formano gli atti in formato digitale e così hanno un tanto di protocollo e tutto il resto. Ma poi, quando si tratta di notificarli, quello che fanno è che prendono il bel PDF, fanno una stampa fisica, la pinzano, la mettono nella busta e la spediscono. Quindi ci troviamo, e stanno facendo tutti gli uffici così, degli atti che se tu li prendi fuori dalla busta non sono firmati di mano dai funzionari, ma hanno la firma digitale, ma poi sono stampati ed inviati per posta. Questa modalità era stata utilizzata qualche anno fa e poi l'avevano abbandonata perché avevano perso dei contenziosi su questo, perché i difensori tributari hanno cominciato a dire che questi atti erano carenti della firma, che è un elemento essenziale. E c'è una bellissima sentenza della CTR Liguria che ha annullato un atto proprio fatto in questo modo, firmato digitalmente ed inviato per posta raccomandata. Il punto è che un atto o nasce e muore digitale, cioè lo firmi digitalmente, lo spedisci per PEC, oppure lo stampi, lo firmi e lo spedisci per raccomandata. Il mix dei due non tiene. Ecco, secondo me questo è un altro elemento. E un altro elemento, guarda, sei stato chiarissimo e condivido pienamente. Anche qui avrei un piccolo episodio da raccontarti. Un annetto e mezzo fa, io e il Presidente ce ne andiamo in audizione, mi pare al Senato, sul decreto semplificazioni. Quelle migliaia di audizioni che vengono fatte per poi non arrivare a nulla. Insomma, mentre siamo lì, che ce la raccontiamo, insomma, cerchiamo di capire cosa dire in audizione, cosa no, com'è il nostro documento. Tra l'altro il Presidente è assolutamente formidabile in queste cose, c'è una persona scrupolosissima, scientifica. Insomma, mentre stiamo parlando, sentiamo, diciamo, nella camera d'attesa, quel rumore tipico del fax. Sai, quel tipico rumore. Adesso io domando chi oggi mandi ancora un fax. Ed eravamo esattamente al Senato. Quindi dentro di me mi sono chiesto, ma ci siamo anche affacciati nelle varie porte, mi ha chiesto, ma chi è che manda un fax? Quindi voglio dire, siamo a questo punto, quindi se tu mi parli di documento che nasce digitale e dovrebbe morire digitale, dico dovrebbe perché in questo caso lo fanno morire PDF, cioè quindi questo è il concetto di fondo, è davvero una cosa che sembrerebbe, come posso dire, strana, ma in realtà è normalissima. Normalissimo, perché questo episodio che ti ho raccontato non è successo più tardi di un anno e mezzo fa. Quindi, cioè, evidentemente, quel passaggio che dovremmo anche un po' capire da quello che sarà il recovery plan sulla digitalizzazione o comunque il passaggio verso una digitalizzazione, io a volte mi domando se noi possiamo partire da un'asticella così alta, cioè parlare di digitalizzazione, quando siamo il 25esimo paese in Europa su 28 per quanto riguarda la rete. Ci sono alcuni paesi dove c'è ancora l'SDN. Io che rappresento i piccoli comuni al Ministero, perché come tu sai sono sindaco di un piccolo comune, quindi li rappresento perché sono nel Consiglio nazionale, stiamo discutendo per vedere se poteva esserci il servizio di postino telematico o no. Il postino telematico noi lo vorremmo, il problema è che nei 5.000 comuni italiani sotto i 5.000 abitanti un comune su tre non ha la rete. Cosa ce ne facciamo del postino telematico? Purtroppo deve essere ancora fisico, perché telematico non ce ne facciamo nulla. Quindi ecco a che punto siamo. Io direi, prima della transizione digitale, pensiamo a fare le infrastrutture, perché se non abbiamo le infrastrutture, difficilmente tu puoi fare una transizione digitale. Quindi io mi auguro davvero che nel recovery plan ci siano dei piani molto importanti. Devo dire che nelle bozze che stanno girando mi vengono un po' i brividi, però insomma, questo è quello che abbiamo. Volevo aggiungere questo, anche considerando il tuo argomento di adesso sulla digitalizzazione. Tanti colleghi difensori tributari si sono un po', non voglio ironizzare troppo, però vabbè, diciamola così, si sono un po' strappati le vesti sull'abolizione della pubblica udienza nei processi tributari, ed effettivamente è quella proprio una violazione di un diritto di difesa, cioè il fatto di poter discutere oralmente le trattazioni, i contenziosi. Però io, che cerco sempre di fare necessità virtù, insomma, no? Di sfruttare tutte le situazioni a mio vantaggio il più possibile come difensore. E allora, visto che lo stato delle pubbliche udienze è un po' quello che dicevi, raccontavi tu prima, no? Che è difficile trovare grande soddisfazione nella pubblica udienza. Allora, io ti dico, in questi mesi non ho fatto neanche una istanza per avere dei rinvii e possibilmente trattare pubbliche udienze più avanti, né per avere un ulteriore contraddittorio per iscritto. Perché uno dei miei principi quando mi guida come difensore tributario è che, se è contraddittorio, è sempre meglio che non trovarsi a dover discutere, no? È una strategia base. Quindi io, in tutti i contenziosi che sto avendo, per i quali sto avendo le udienze in questi mesi, io sto depositando nei 10 giorni dall'udienza la mia memoria e poi non sto più facendo niente, perché questo mi garantisce di avere l'ultima parola davanti ai giudici. A meno che la controparte non faccia lei le istanze
per avere un ulteriore contraddittorio, ma non le sta facendo. A me è capitato una volta sola di vederle. Mi veniva in mente quei periodi, tanto noi abbiamo più o meno la stessa età, quindi ce lo ricordiamo bene, dove quando dovevi discutere della legge di bilancio, per trovare 3 miliardi cominciavi a discutere a maggio, per poi arrivare al 29 dicembre che forse li avevi trovati, poi forse non li avevi trovati, e diciamo che c'era una quadra il 31 dicembre di ogni anno, cioè alla notte del 31 San Silvestro si faceva la legge di bilancio, no? E erano tempi bui, perché oggi sono tempi meravigliosi, cioè tu trovi dei 25 miliardi, dei 30 miliardi, dei 40 miliardi, degli scostamenti, come niente fosse, cioè non so se noti che in 10-15 giorni 30 miliardi, adesso 40 miliardi, l'anno scorso prima 25, poi 30, poi 11. Quindi la mia domanda, siccome mia nonna mi ha sempre insegnato che se uno spende 10, alla fine deve restituire almeno 11, la domanda è, prima o poi, se siamo passati dal 113 al 160%, qualcuno dovrà pagare. Io non sono così allegro e non sono così tranquillo perché domani si aprono i ristoranti. Io sono molto preoccupato perché ovviamente saranno lacrime e sangue, non ci possono più essere, ma lacrime pesanti per i prossimi 7-10 anni. Quindi tasse sempre di più, poi uno la può girare come vuole, ma questo è, il mio amico Marattin me lo insegna, mi dice sempre, no? Si fa così, se alla fine devi dimostrare a qualcuno che restituisci, devi dimostrare di avere la capacità di restituirlo. Come fai? Meno spesa pubblica, più tasse. Molto semplice, lo possiamo fare anche io e te la legge di bilancio, in 2 minuti. Quella è. E allora noi cerchiamo di mettere un po' i bastoni tra le ruote con la sentenza numero 56 del 2020 della PTR Liguria, la quale in maniera proprio lineare ti dice: un atto deve nascere e morire digitale, oppure nascere cartaceo ed essere spedito per raccomandata, altrimenti è invalido. Io seguo quella sentenza e stiamo a vedere adesso cosa succede. La sentenza è la 56 del 2020, CTR Liguria. E mi risulta poi non essere isolata, ci sono anche molte CTP che hanno sostenuto la stessa tesi, insomma. Quando so che sei mio ospite vado a vedere un po' i tuoi lavori, vado a vedere un po' quello che fai. E mi faceva piacere che ci raccontassi un po' di questo sito. Sì, no, guarda, è stata una soddisfazione. Io quest'anno ho fatto 2 cose importanti. Una, ho cambiato casa, mi sono trasferito, e 2, ho lanciato il nuovo sito. Ed in entrambe le cose ho avuto la stessa sensazione, cioè di essere più comodo in un ambiente un pochino più grande e organizzato. Ci pensavo oggi a questo parallelismo. Io ho iniziato a fare video 5 anni fa, e quindi 5 anni fa avevo fatto un sito che ho costruito all'inizio, prima di aver fatto il primo video, e non sapevo proprio dove sarei andato a parare con questo progetto, insomma, quindi in poco tempo è diventato inadeguato. E adesso finalmente, dopo un po' di tempo, sono riuscito a ristrutturarlo, ho fatto un bellissimo progetto con uno sviluppatore veramente in gamba, che mi ha seguito con molta attenzione, e adesso la sento un po' proprio come casa mia online, perché sul sito c'è una parte con tutte le pillole dei miei video, anche con un piccolo motore di ricerca, quindi sulle centinaia di video, cercando un argomento o qualcosa di interesse, si può trovare anche per un collega. Ecco, usatelo come banca dati nel caso cercate informazioni. Era proprio quello, io l'ho voluto fare. Tu sai, tu mi segui, insomma, quando faccio le dirette mi segui, non faccio mai queste cose, però quando trovo che invece la trovata sia geniale e soprattutto sia utile per i colleghi, non mi tiro indietro. Cioè, secondo me è stata una trovata molto interessante, molto intelligente e soprattutto utile per tutti noi, perché poi alla fine, ripeto, la cosa più importante è fare rete. L'idea è che molto spesso nei nostri studi siamo da soli, poi quando ci confrontiamo col cliente, quando ci confrontiamo con i dipendenti, quando ci confrontiamo con gli uffici accertatori, quando ci confrontiamo con tutti. E invece l'idea di dire: guarda, io questa cosa non la so, non sono bravo a fare questa cosa, e chiedo, mi informo, faccio. E quando tu trovi un collega che non è provinciale, in questo caso posso dire tu non sei un provinciale, è un valore aggiunto, perché molto spesso noi colleghi siamo un po' provinciali, magari il nostro sapere lo vogliamo tenere per noi, vogliamo fare, vogliamo essere i migliori della classe, invece molto spesso uno deve riuscire a dare agli altri quello che gli viene meglio. Infatti, come tu puoi notare, a me viene meglio fare delle chiacchiere. E quindi, insomma, su lucaferrini.it si trovano tutte le mie pillole, c'è un'area formazione con dei videocorsi, alcuni sono a pagamento, alcuni sono gratuiti, c'è la possibilità di prenotare, questo soprattutto per gli imprenditori, consulenze con me, e poi c'è tutta la descrizione delle attività che svolgo come difensore tributario, come consulente. Insomma, quindi è una bella soddisfazione vedere realizzato un progetto, perché era quasi un anno che l'avevamo cominciato a,
a pensare, insomma. Ascolta, ti faccio l'ultima domanda, anche questa è un po' provocatoria, però insomma la sto facendo un po' a tutti gli ospiti. Questa idea di questa sorta di condono, che non ha nulla di condono, è una richiesta fondamentalmente per quanto riguarda la riscossione, l'Agenzia delle Entrate e la Ragioneria di Stato hanno detto sì, toglietici quel magazzino dal Capodanno 2000 e San Silvestro 2010, toglietici sotto i 5.000 euro e quindi ci fate un piacere, ma non perché sia un condono, ci fate un piacere perché tanto non sappiamo né dove metterle, né le incasseremo mai, quindi tutto sommato vi stiamo chiedendo questo favore. Viene accettata questa cosa con addirittura adesso questa sticella dei 30.000 euro di reddito imponibile. Cioè, allora, no, non trovi che, cioè, al di là dell'etica, io non voglio parlare di etica, io parlo proprio di pragmatismo, in un momento dove siamo in una pandemia mondiale ormai da anni, perché ormai è passato l'anno, va tutto a rotoli, la sanità è quella che è, le aziende sono quelle che sono, appena riaprono i licenziamenti avremo una tensione sociale enorme. Probabilmente non abbiamo un comparto che funziona. La digitalizzazione stenta. Cioè, siamo davvero in grande difficoltà rispetto a certi altri paesi. La campagna vaccinale si fa quello che si può, cioè all'italiana. La mia domanda è, ma non era il momento, non era il caso di avere un po' di coraggio? Cioè di dire, la situazione è questa, proviamo a mettere in bonus più cittadini, più contribuenti, più aziende possibili. Guarda, io non sono un grande fan del condono, perché insomma il condono è sempre un qualcosa che fa arrabbiare chi le tasse è riuscito a pagare regolarmente, premia chi non l'ha fatto, quindi non crea le condizioni per avere un futuro equilibrato, diciamo così. Il condono dovrebbe essere fatto in un momento in cui si decide di chiudere col passato e ripartire su nuove basi condivise, serie per il futuro, quindi d'ora in poi modifichiamo il sistema fiscale in maniera più seria, più adatta, più coerente rispetto a quello che è adesso e scordiamoci il passato, insomma. Però io ho l'impressione che la classe politica, vista anche la situazione del debito pubblico italiano, oggi non sia in condizione di proporre una riforma fiscale seria che dovrebbe essere abbinata ad un eventuale condono. E quindi temo che andremo avanti con la rottamazione quinquies, sexies, septies, sempre facendo piccoli passi, ma noi abbiamo bisogno di una rivoluzione fiscale, non abbiamo bisogno di piccoli passi. Mi verrebbe una battuta, Luca, mi verrebbe una battuta. La rottamazione fondamentalmente ha la capacità di dire oggi è stata 2000-2010, porta un altro po' di pazienza e sarà 2011-2015, allunga il brodo a 2015-2018, cioè non trovo giusto neanche questo, cioè non trovo giusto neanche che il contribuente che ha la fortuna e la capacità e la spregiudicatezza di allungare il brodo alla fine sia sempre quello più avvantaggiato. Preferirei in realtà che seppur poco etico ci fosse un qualcosa che colpisse tutti alla stessa maniera. Perché è ora di finirla, no? Che si dice, ma tanto chi non ha niente non paga niente. Purtroppo questa non è giustizia, no? Perché alla fine tu sai benissimo che magari ci sono persone che riescono a schermare i patrimoni e altre no, questo è il problema. Devo dire la verità, non sono fan dei condoni, però non sono neanche fan di allungare il brodo, perché poi alla fine qui non conta più neanche vincere o perdere, cioè conta andare in lungo. Ad esempio, sempre sullo stesso tema, la continua proroga della scadenza del termine nel quale bisogna ripartire a pagare le rate delle cartelle di pagamento, che inizialmente era il 30 giugno del 20, poi è diventato agosto, poi è diventato ottobre, novembre, gennaio, febbraio, ora siamo ad aprile e il mese prossimo diventerà maggio. È un qualcosa che è veramente, veramente inaccettabile, no? Ogni mese si prorogare al mese dopo. E poi adesso hanno preso, non so chi gliel'ha suggerito, non ci bastavano circolare le risoluzioni, adesso abbiamo anche le risposte agli interpelli. Cioè sì. non avevamo abbastanza prassi e dovevamo averne di più. Mi sono sempre chiesto, considerato anche la logica dell'interpello, che varrebbe solo per te, che lo fai, questa è la base, l'ABC dell'interpello, io mi domando perché uno si alza la mattina e faccia un interpello. Perché, voglio dire, l'interpello è quell'assist per fare in modo che quella risposta, che in realtà dovrebbe valere solo per te, in realtà fondamentalmente valga per tutti gli altri. C'è una follia questa, no? Perché cioè, a volte nessuna nuova, buona nuova. Invece quando tu vai a svegliare il cane che dorme, la risposta che tu vorresti non è quella. Ma quando ce l'hai nero su bianco, purtroppo no. E poi il fatto di pubblicare tutti questi interpelli, che hanno valenza solo nel caso specifico, ma in realtà non hanno nessuna valenza generale, è un altro modo per creare ulteriore incertezza, perché uno magari si basa su un interpello che non vincola tra l'altro l'Agenzia delle Entrate nei confronti di nessuno, ma neanche le circolari vincolano l'Agenzia delle Entrate, figuriamoci gli interpelli, e creare soltanto più confusione.
Io ti ringrazio, è stata davvero una bella chiacchierata, siamo giunti al termine, è stata una puntata interessante perché abbiamo unito quello che è la parte puramente tecnica, scientifica del nostro mestiere con anche un po' di chiacchiere. Grazie ancora dell'invito. Puntata speciale, Luca è una persona, avete sentito, incredibile, molto preparato, un professionista davvero da seguire, seguite il suo sito lucaferrini.it. Noi ci sentiamo come al solito la prossima settimana, tutti i martedì alle 18:10 e in replica il venerdì alle 12:10. Un abbraccio dal vostro Riccardo Bizzarri. Abbiamo trasmesso SOS Fisco, al servizio dei contribuenti, un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi, condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi.